Ciao a tutti amici di iPaditalia.com, oggi andremo a recensire un set di tre custodie per l'iPad mini. iPad mini, ultimo device Apple appunto recentemente uscito, che è andato ad affiancare il fratello maggiore che è l'iPad. Queste sono le tre custodie, una nera, una semi-trasparente e l'altra completamente trasparente. Mettiamo da parte un attimo l'iPad e andiamo ad aprire in questo caso il Crystal Case trasparente. Prendiamo delle forbici, mettiamo via in questo caso gli altri due e apriamo il case. Leviamo via il finto iPad mini ed ecco qua che rimuoviamo l'ultima pellicola ed ecco qua, case trasparente, rigido, quindi questo garantisce comunque molta protezione al nostro iPad mini ed è prodotto da Anycast Solution, quindi tutti e tre gli accessori sono di Anycast Solution. Ma adesso andiamo a prendere l'iPad mini e lo montiamo all'interno. Non dovremo far altro che fare una breve pressione ed ecco fatto che il case è montato ed è così trasparente che sembra appunto che non vi sia nessun tipo di cover. Questo è appunto, come detto prima, è stato realizzato in poliuretano. Andiamo con una colorazione trasparente in modo tale, appunto, come state vedendo, si riesce a dare comunque un ottimo effetto ottico. Quindi questo è uno e lo trovate al prezzo di 16,99 euro. Adesso ne apriamo un altro. Apriamo questo nero. Io nel frattempo stacco l'hard case, chiamiamolo hard, perfetto, e uno è andato. Riprendiamo le nostre forbici e prendiamo il case nero. Se si riuscisse. Perfetto. Ed eccolo qua. Realizzato in TPU, molto morbido, come potete vedere, completamente nero, quindi andremo proprio a dare in questo caso un'altra colorazione posteriore al nostro iPad mini. Perfetto. Anche in questo caso protezione completa, dato che andiamo anche a ricoprire completamente i lati. Anche in questo caso, ovviamente non ve l'ho mostrato prima, abbiamo fessura per casse e dock, in questo caso pulsanti per il volume, blocco rotazione oppure tasto mute e fotocamera. In alto invece abbiamo il foro per il microfono e il jack per le cuffie. Come nell'hard case non c'è la possibilità di attaccarci la smart cover. Io in questo momento non la trovo in casa, ma ci sarà da qualche parte sicuramente. E appunto non ci sarà la possibilità di poterla utilizzare. Quindi un po' come c'è stato con l'uscita dell'iPad 2, i primi prodotti venivano appunto venduti senza la fessura per la smart cover. Speriamo che in un futuro breve, diciamo, verranno poi prodotti appunto questi accessori che andranno poi
a creare un libro, come al solito, discorso. Questo è quindi il case semplice nero in TPU, prezzo di 14,99 euro. Passiamo poi all'ultimo, che è l'IC case semitrasparente. Andiamo anche qui a rimuovere delicatamente il case, ed ecco qua. Apriamo l'ultima confezione. Perfetto. Ed ecco qua l'ultimo case. Case che possiamo vedere è praticamente identico a quello appena descritto. L'unica differenza ovviamente sta nel colore e in quest'altra piccola fessura. Per il resto, sia davanti che dietro, non cambia totalmente nulla. Anche qui, come detto prima, stesso problema per quanto riguarda la smart cover. Facciamo l'ultima prova, lo inseriamo per vedere l'effetto ottico che dà. Ed ecco fatto. Anche qui semi-trasparente, ma in verità più che trasparente. C'è proprio giusto un po' di opaco, ma non. Non si nota per niente. Come prima, fessura per il dock e per le casse, foro della fotocamera, tasto mute, pulsanti volume più e meno e tasto power. Se dovessi dare una preferenza tra questi tre case, sicuramente andrei più sul nero, poiché comunque oltre ad essere molto molto morbido, dà anche comunque, per il fatto che il mio iPad mini è bianco, dà un risalto maggiore, piuttosto che, per carità, molto belli, uno rigido, l'altro morbido, però trasparente comunque alla fine è come se non ci fosse. De gustibus. Ricapitolando, hard case, case normale morbido e l'IC case semi-trasparente. I prezzi sono di 16,99, 14,99 e anche questo 16,99. Tutti e tre li potete trovare sul sito di Anycast Solution. Se avete domande e qualsiasi altro dubbio, potete scrivere nell'articolo oppure sotto il video. Io vi saluto, buona giornata, ciao a tutti.